Però sul piano internazionale le cose si complicano durante la vita di Giosia. Se vi ricordate, noi abbiamo lasciato con Ezechia, che aveva a che fare con gli Assiri. Durante i 50 anni di Manasse qualcosa è cambiato. L'impero assiro a un certo punto è imploso. Non come è successo anni fa con l'URSS, che è implosa anche lei, ma in altro modo. Cosa è successo? Una sua provincia, sempre all'interno della Mesopotamia, Babilonia, guidata da un condottiero capace, si è ribellata alla madre patria, a Ninive. Ha marciato contro la capitale, l'ha conquistata, ha cancellato la dinastia assira precedente. Essi sono imposti loro, che non sono assiri, sono caldei. E pian piano Babilonia prende il posto degli assiri nel grande impero assiro. Però perché tutto questo avvenisse ci sono voluti degli anni. E forse è per questo che a Manasse è andata bene. È capitato proprio nel momento in cui l'impero assiro è crollato e doveva ricostruirsi questo nuovo impero che si fa presto di elimino quello lì e metto il suo posto. Magari. Il cambiamento al centro deve diventare un nuovo modo di impostarsi, di impostare le cose. Di ottenere l'obbedienza di tutti i governatori, di tutte le province, eccetera, eccetera, insomma, ci sono voluti parecchi decenni perché questo avvenisse. Nel frattempo, anche l'Egitto era andato un po' giù e ha impiegato anche lui dei decenni a ritrovare la sua forza. È sotto Giosia che i due si risvegliano in pieno. Guarda, è proprio capitato nel momento sbagliato. L'uomo giusto nel momento sbagliato, potremmo dire. Questo storicamente. Notate una cosa. Durante i decenni nei quali l'impero assirio si era indebolito, intanto che Babilonia prendeva il posto degli assiri in tutti i gangli, in tutte le regioni, la Palestina era caduta sotto il controllo dell'Egitto. Però non c'era controparte, perciò era abbastanza tranquilla la cosa. Quando Babilonia si è svegliata, Giosia cosa ha dovuto fare per non essere mangiato in un bocconcino subito, subito? Sottomettersi a Babilonia, accettare di pagare un tributo. Come l'Egitto qualche anno dopo rimette fuori il naso, il faraone Necao arriva lì, sa quel che è successo, in gradega dei 007 che funzionava bene a Pualuro, sa quello che Giosia ha fatto, che ha pagato, che si è sottomesso alla Siria, mentre ufficialmente era sottomessa all'Egitto, arriva lì e chiede conto e si arriva alla guerra. E a Megiddo, in battaglia, Giosia è ucciso. Ecco perché muore a 39 anni, non di malattia. Muore in battaglia e siamo nel 609. Però ormai lo scontro tra i grandi imperi è ai ferri corti, ormai ha i minuti contati e le ore contate. Tanto è vero che 4 anni dopo, nel 605, i babilonesi respingono sempre più gli egiziani fino alla loro capitale, la assediano, la assaltano, la distruggono, lasciano l'Egitto a zero, restano gli unici padroni di tutto e tornano indietro. E nel ritornare indietro Nabucodonosor, che per 40 anni ha comandato, è stato un macellaio, tipo Napoleone. Ha fatto un sacco di battaglie, vinte tutte una dopo l'altra, con una forza e una durezza terribili. Nel 597 arriva a Gerusalemme e chiede conto al re che c'è. Il re che c'è è uno dei figli di Giosia. Un certo Joachim col CH. Non è contento di come ha portato avanti le cose, lo incarcera, costringe il regno di Giuda a pagare un tributo molto pesante e mette come re al suo posto. Mattania, che è zio di Joachim. Però cambia il nome, lo chiama Sedecia. Quindi è Nabucodonosor che cambia il nome al re di Gerusalemme. Nel frattempo, prima di partire, prima di andarsene, oltre a un impegno di tassazione pesantissima come vassallaggio, si porta via il fiorfiore di tutta la nazione. Si parla di 10.000 più 7.000 più 2.000. Sono 19.000 persone che si porta via come ostaggi. Il fiorfiore di tutto prende i migliori in tutti i campi: la nobiltà, l'esercito, l'amministrazione, l'artigianato. Taglia la testa alla nazione, praticamente. I 20.000 migliori se li porta via al suo servizio. Chi come schiavi, chi come collaboratori, dipende poi dall'uso che ne avranno fatto, dalle capacità che saranno emerse, dai bisogni che c'erano e così via. Comunque la maggior parte vanno a finire nei lavori agricoli in Mesopotamia. Tra questi ci sarà anche uno che sarà poi chiamato da Dio a fare il profeta, Ezechiele. Fa parte di questa prima. Qual è la grande attesa che hanno questi 20.000 deportati a Babilonia?
che arrivi l'esercito di Giuda, magari spalleggiato dall'esercito dell'Egitto, nella speranza che l'Egitto si sia ripreso nel frattempo, che eliminino i babilonesi e se li riportino a casa trionfanti. E perché questo avvenga, a un certo punto Sedece, che non ne può più del giogo babilonese, si ribella e chiede aiuto all'Egitto. Solo che prima che l'Egitto arrivi, arriva Nabucodonosor. E siamo nel 590. Assale Gerusalemme, la cinge d'assedio, e qui vale la pena leggere qualcosina. Siamo al capitolo 25. Nel nono anno del regno di Sedecia, il giorno 10 del decimo mese, Nabucodonosor arrivò sotto Gerusalemme con tutto il suo esercito. Le truppe si accamparono di fronte alla città e le costruirono attorno dei terrapieni. Cioè, non lascia uno spazio per uscite, per sortite, in cerca di viveri, di soccorsi, di aiuto, eccetera. L'assedio durò fino all'undicesimo anno del regno di Sedecia, quindi dal nono all'undicesimo, tre anni. Nono, decimo, undicesimo. In quell'anno si esaurirono le scorte di viveri della città e la fame divenne insopportabile per la popolazione. Il giorno 9 del quarto mese i babilonesi aprirono una breccia nelle mura della città. Quando ormai gli altri sono alla fame, entrano, sfondano, breccia di portapia, no, la gran mia portapia, ma comunque fanno una breccia, entrano dentro. E notate come entrano, i difensori perdono ogni speranza. Tutti scappano. Lo stesso re cerca di scappare, riesce a sfondare l'accerchiamento, scappa verso Gerico, ma poi lo prenderanno, lo portano davanti a Nabucodonosor, e qui c'è un quadro col quale si chiude praticamente il secondo libro dei re, che è terribile. Sedecia è fatto prigioniero con tutta la sua famiglia. Allora Nabucodonosor se lo fa venire davanti a lui, poi gli fa passare davanti agli occhi, fa venire tutti i suoi figli uno a uno, li fa sgozzare davanti a lui, e quando sono stati sgozzati tutti fa cavare gli occhi a Sedecia, perché non possa più vedere nient'altro che l'immagine dei suoi figli sgozzati. Lo incatena e lo farà morire nelle segrete di Babilonia e non lo libererà più. E poco dopo, nell'anno diciannovesimo del regno di Nabucodonosor, che quindi siamo pochi mesi dopo, fa entrare l'esercito in Gerusalemme, la fa svuotare di tutto quello che può essere utile, viene portato via tutto, portato a Babilonia, e poi la città è incendiata, è bruciata, non resta niente, soltanto rovine fumanti. E il popolo sopravvissuto, quelli che non sono stati scannati durante l'assedio, i sopravvissuti incatenati arrivano a Babilonia, ma non sono un esercito liberatore. I Galanera Nasapualur sono schiavi. E con questa immagine si chiude l'esperienza dei re per Israele. Il popolo è tutto deportato. Le 10 tribù sono sparite 130 anni prima. Loro spariscono nel 587 prima di Cristo. Vengono dispersi in tutta la Mesopotamia. Un po' qua, un po' là. A casa non c'è più nessuno che li aspetta. E il loro Dio, loro per primi l'hanno buttato via, perché dopo Giosia e i suoi figli sono uno peggio dell'altro. Sul piano umano, il popolo di Israele ha finito di vivere. Però noi, 2600 anni dopo, siamo qui ancora a parlare di loro. Perché? Perché quel popolo che aveva finito la sua speranza storica ha avuto una nuova opportunità 50 anni dopo, ma questo lo vedremo a suo tempo.